Lampedusa liberata, risarcita e anche compensata. Ecco le tre parole d'ordine. Il ministro degli interni Roberto Maroni lo ha annunciato ed il presidente del Consiglio Berlusconi lo ha ufficializzato. La nave della Marina Militare San Marco è già approdata sull'isola Agrigentina ieri sera e le altre di linea oggi. Il carico a bordo e le partenze saranno graduali e proseguiranno almeno fino a domenica prossima. A Lampedusa gravitano oltre 6.200 persone straniere. In Consiglio Comunale è stato proposto di intitolare Collina della Vergogna la montagnetta dove gran parte dei clandestini hanno bivaccato per giorni e settimane. Forse circa 1.000 tunisini saranno rimpatriati e quindi una delle navi sarà in rotta verso Tunisi, qualora però vi sia il consenso delle autorità africane e trattative diplomatiche sono in corso. Le altre navi invece navigheranno verso altre destinazioni, tra centri d'accoglienza, locali e tendopoli, secondo il principio della solidarietà condivisa tra tutte le regioni d'Italia, invocato anche dal presidente Napolitano. Si ipotizza che una nave di linea ormeggerà sempre a Lampedusa, pronta a caricare e trasferire altri migranti in arrivo, soprattutto durante l'estate. Dopo le prime due navi con acqua potabile per 6.000 metri cubi, oggi altre due forniture, da 2.010 e 1.650 metri cubi. Dunque la liberazione, poi la ricostruzione. L'assessore comunale al turismo Pietro Vusetta ha stimato già in 50 milioni di euro i danni al settore, tra annullamento di migliaia di prenotazioni e altre migliaia che mancheranno all'appello fino al prossimo settembre. Berlusconi, due punti. I clandestini sono poveri cristi. La loro è una fuga da un mondo senza libertà, democrazia e benessere. È proprio ciò che vanno cercando da noi. Il disagio può trasformarsi per gli abitanti di Lampedusa in una grande opportunità. Il problema dell'emergenza immigrati a Lampedusa sarà risolto e i cittadini non saranno lasciati soli. Il governo farà la sua parte. I siciliani possono stare tranquilli e dormire tra due guanciali, perché da parte di tutto il governo c'è il massimo impegno per risolvere la situazione, che non è comunque da sottovalutare. Il rilancio dell'isola dunque passerà attraverso iniziative riguardanti le infrastrutture, l'ambiente, il turismo e anche la cultura. Il ministro Tremonti è già al lavoro per le prime misure concrete. Candidiamo Lampedusa alla Nobel per la pace. Lampedusa tornerà un paradiso. Abbiamo dato incarico a Rai e Mediaset di fare dei servizi che attirino gli italiani a Lampedusa, che è sempre stato un paradiso e tornerà ad esserlo. Lampedusa sarà pulita e svuotata entro 60 ore. 6 navi al lavoro e trattiamo per la settima. Poi zona franca dall'Unione Europea e da parte nostra moratoria fiscale e previdenziale con burocrazia zero. Si costruisce nel rispetto delle norme edilizie e i controlli seguiranno dopo. Poi sconti sul gasolio per i pescatori. Ed infine, qui a Lampedusa occorre un piano colore, come a Portofino. Rimboschimento, prospetti e pavimentazione. Ho comperato casa qui, a Lampedusa, tramite internet, ieri, una villa a Cala Francese. Sono anche io lampedusano. Su questo oggi non pigliamo l'impegno, ma saremo aperti a discuterne e a chiamare qui... Adesso il mare è agitato, vento di ponente, 20 nodi, i trasferimenti in nave da Lampedusa sono sospesi, più di 2.000 extracomunitari sono partiti, altri 3.000 circa sono ancora sull'isola, in fermento, perché temono di essere rimpatriati. Il termine per lo svuotamento entro le 48 fino alle 60 ore, garantito da Berlusconi, è frenato dalle onde nel canale di Sicilia. A Lampedusa però ha già ormeggiato la Suprema, una nave della compagnia Grandi Navi Veloci, capace di trasportare oltre 2.000 persone e quindi quando il vento si placherà il maxi carico umano salperà. Nel frattempo il Premier lunedì prossimo volerà in Tunisia, dove già sono stati in missione i ministri Frattini e Maroni. Tunisi non rispetta i patti con l'Italia, accetta i nostri aiuti economici ma non collabora per ostacolare le partenze. Ecco il perché del viaggio di Berlusconi. Invece a Palazzo d'Orléans il presidente della regione promette attenzione e vigilanza alle promesse annunciate dal presidente del Consiglio mercoledì scorso a Lampedusa. Siamo soddisfatti del fatto che abbiamo sollevato un'attenzione che non c'era sull'isola e su quello che sull'isola accadeva. Un dramma che riguardava i lampedusani ed anche gli immigrati.
Ora sono stati assunti degli impegni rispetto ai quali i lampedusani, noi, il governo, la giunta, vigileremo, perché quanto di competenza del governo e quanto dal governo dichiarato venga fatto. Liberare l'isola e liberare i lampedusani, oltre che gli immigrati, e poi soprattutto impedire che vengano sostituiti da altri. In fondo l'idea della nave è passata, di una nave che li imbarchi immediatamente. Speriamo che si realizzi, in caso contrario, come dire, sarebbero state parole. Adesso il timone dell'isola Agrigentina naviga contro la corrente dello tsunami che l'ha investita, rischiando di travolgerla sotto l'acqua burrascosa delle traversate clandestine. La stagione turistica è già iniziata. Lombardo lancia un appello a trascorrere le vacanze estive a Lampedusa per risollevare le sorti del turismo. Il presidente recita quasi uno spot. Lampedusa, le spiagge più belle delle Maldive, si mangia benissimo e si parla italiano, è una scelta intelligente per le prossime vacanze. L'assessore comunale al turismo Pietro Busetta e l'assessore regionale all'ambiente, il lampedusano Gianmaria Sparma. C'è stata una violenza molto, molto forte rispetto all'isola e ancora oggi continua a esserci, certamente una situazione estremamente difficile che non si era mai verificata. E c'è una realtà che è inimmaginabile ancora, ci sono ancora 4.000 persone là sopra. Con le altre due navi che appunto sono nel porto della compagnia T-Link e la Clodia imbarcheremo altri 2.500 migranti. Al momento sull'isola ce ne sono 3.884, quindi ancora quasi 4.000, pertanto è essenziale continuare l'opera di svuotamento, altrimenti i numeri rimangono poi di poco invariati.